nel Basilico con due meravigliose e strepitose attrici, Ida Di Benedetto, Carla Signorina. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Buongiornissime, posso dirlo. Grazie, grazie mille. Per noi è già andata, possiamo andare. Sì. È già fatta. Stupenda poi, lei. Le donne nel film in contrapposizione, però al tempo stesso c'è un punto comune a tutte e due, quindi siete comunque sia come la faccia, due facce della stessa medaglia, ovviamente. Sì. Com'è andata questa esperienza e questi ruoli così belli? Bene, molto faticosa. Io ricordo, scusa Carla, ma è una cosa bellissima per me ricordare Carla sul lungomare di Ostia. In costume da bagno che nessuna attrice correndo avrebbe girato quella scena. Lei è una straordinaria professionista, lei non si risparmia, in questo abbiamo un punto in comune. Lei non si risparmia, e io nemmeno. Adesso allora, quindi, se partiamo con le sviolinate, una la devo fare no. io, perché per esempio questo film ha dei momenti di grande emozione, di grande dolcezza, di grande crudeltà anche, e il personaggio di Ida, che è questa donna che quasi antipatica, quasi inizialmente quasi sgradevole, perché non ha mai una parola buona per nessuno, nega l'evidenza, alla fine arrivi ad amarlo per il percorso che fa, diventa proprio una fata. Si sacrifica attraverso questo bambino, ma stiamo presentando il film di Natale noi, no? Sì, è questo, per l'appunto c'è il bambino. È un film veramente molto bello e molto intenso, che fa riscoprire, no, quanto sia importante il valore dell'amore. Sì, quello che io dicevo, infatti sono contenta che ci sia Carla accanto a me, questa è una favola, e come tutte le straordinarie favole, compresa Pinocchio, tutte quelle favole dove c'è uno spessore esistenziale, quindi è una grande metafora. Questa donna, come descriveva Carla, quasi antipatica, che non ha una parola buona per nessuno, orgogliosa, nega l'evidenza, lei vive per se stessa, lei vive e sta nell'ospizio dove l'ha messo il figlio, perché lei lo chiama si smemora, albergo. Lei dice che è l'albergo, insomma. Però, come dire, la vita le dà un'opportunità, sì, quell'opportunità che non tutti poi sanno cogliere. Lei la coglie all'inizio con il suo carattere, con la sua antipatia, sì, con la sua distanza, non lo voglio, però poi questo bambino piano piano lei comincia ad amarlo, comincia a proteggerlo, proprio istintivamente, e quindi istintivamente c'è la sua metamorfosi. Ed questo è bello, perché la vita poi, diciamo, ha poche cose fondamentali che ti danno la forza di andare avanti, no? E l'amore è saper cogliere la bellezza. L'amore ci sarebbe in giro, non è che non c'è, c'è la paura. C'è la paura, no? C'è tanta paura, però se lo sai cogliere è un'opportunità fantastica. Lei muore perché è malata di cuore, e quindi, però muore felice, sì, perché lei ha scoperto, altrimenti il senso della sua vita non ci sarebbe stato. Perché l'ha negato per tutta la vita. Se l'è negato a se stessa. E ha negato i rapporti con tutte le persone con cui ha avuto a che fare. Per esempio, io come nuora, rapporto classico, suocera-nuora. Ecco, adesso vite parla antica della scena del terrazzo, della dove io e lei... Meravigliosa, lo posso con dire. Con quel vento... C'era un vento pazzesco, volavamo via. Lei con queste sue bellissime gambe, che tutto volava. Questi capelli così... Sì, era, forse il vento ci ha anche aiutato. Sì, che non sono capace a litigare, il personaggio è assolutamente diverso da me, molto lontano da me. Non riesco a litigare, forse come figlia unica non sono capace, vado subito in confusione. Lì ci ha molto aiutato il vento. Moltissimo, il vento era un elemento contro cui combattere. E tra l'altro forse proprio l'incontro fra voi due, no? Il desiderio in realtà che poi esce fuori di avere il figlio. E quello è bello. Avere. Sì. Quello è il momento lì, bello. Però sì.
lei invece, ok, no, bambino è mio, è come se certo, ci fosse uno scatto di proprietà, non so, un moto istintivo. Però dopo io glielo voglio dare, ma il figlio, che lui è il bambino, esatto, di lei, non vuole. Dice, se no, è come tutti gli uomini, sappiamo, no? E no, perché se poi arriva il figlio non ti occuperai più di me. Non ti occuperai più di me, poi dormirai in mezzo a noi, no? Allora, e quindi lei ha malincuore, ma lei invece si lascia emozionare e commuovere. Lei lo vuole questo bambino, è il figlio che glielo proibisce. Esatto. E quindi lei ha dovuto scegliere. Tutto sommato, invece, la suocera, da una parte dice no, lo voglio proteggere io, il bambino vero, quello piccolo. E l'ha rifiutato proprio il figlio, sì, paradossalmente sì, non più la nuora che era antipatica, sì, ma il figlio. Ecco, perché poi sono due personaggi assolutamente antipatici, cioè noi due appena entriamo in scena abbiamo un conflitto talmente brutto che dici mamma mia, questa non la vorrei in casa neanche pagando. Parlando della nuora, io con mia suocera ho un rapporto meraviglioso. Insomma, mi fanno dei segni per cui dobbiamo salutarci. Invitiamo tutti quanti a vedere Leone nel Basilico. E sì, spero, sì, veramente, andate. Vale, è veramente il film di Natale. Ciao! Grazie.